Cresce l'attesa per la sfida tra Sidigas Avellino ed Emporio Armani Milano, l'ultimo quarto di finale alle ore 20:30 al Pala Banco d'Esio. Sarà il rematch della sfida di lunedì sera in campionato, programma delle Final Eight di Coppa Italia che avrà inizio alle ore 13 con la sfida tra Umana Venezia ed Enel Brindisi. Siamo con Luca Vitali, playmaker della Vanoli Cremona. Per voi un quarto difficile contro Sassari? Sì, sono i campioni uscenti, i favoriti. Noi ci siamo conquistati questa Final Eight, la prima storica per la società, per tutti quanti, e la vivremo con lo spirito giusto di viverla a 360 gradi e provare a essere la sorpresa. Sicuramente una prova difficile contro Sassari, puntate ovviamente a confermare quanto fatto nella prima parte di stagione. Sì, abbiamo fatto bene, poi sappiamo però che nella seconda parte tutto cambia, è più difficile, si alza un po' l'asticella, e in questo vogliamo crescere e stiamo lavorando per farlo. Serata Milano-Avellino, un match che ovviamente vede strafavorita la formazione campione d'Italia, ma Avellino potrà dare sicuramente il proprio meglio per mettere in difficoltà la formazione meneghina. Sicuro, Avellino non ha niente da perdere, quindi verrà qui leggera e provando di fare colpaccio. Siamo in compagnia di Mino Taveri di Sport Mediaset, una bella manifestazione come sempre, la Final Eight di Coppa Italia che riunisce le otto formazioni più importanti del campionato. Il meglio, no? Del campionato italiano, poi già c'è stato un bel match Brindisi-Venezia, insomma è quello che ci ha detto almeno la Serie A nella prima parte della stagione, che poi voglio dire conferma un po' anche qual è la qualità e quali sono le squadre che probabilmente andranno in playoff, a meno di inserimenti dell'ultima ora, perché sai, pensare fuori squadre come Cantù, come Varese, dai playoff è difficile, però poi i punti bisogna conquistarli sul campo. Sei anche soddisfatto ovviamente e felice per la qualificazione alla semifinale di Brindisi? Sì, sapete che io sono brindisino di nascita, quindi sono molto contento, sì, sono contento, riesco a vedere tutto in maniera neutrale, però è chiaro che se Brindisi vince sono soddisfatto. È una partita molto difficile contro una squadra molto forte che secondo me ambiva anche alla vittoria finale della Coppa Italia, quindi Brindisi è una squadra di grande talento che se gioca di squadra può veramente impensierire chiunque. Sono tanti solisti molto bravi che se si piacciono, si passano la palla, possono diventare immarcabili. Se gioca ognuno per conto proprio, allora va male. In serata Milano-Avellino, la strafavorita contro una squadra che cercherà ovviamente di dare del filo da torcere ai campioni d'Italia. Guarda, Milano è favorita contro chiunque, non solo contro Avellino. L'anno scorso Milano anche era favorita contro chiunque e poi alla fine è uscita subito. E queste manifestazioni sono diverse dai campionati, no? In campionato tu ti fai un conto, perdi una partita, poi la recuperi, poi c'hai due partite in casa, due partite fuori, è diverso. Qui giochi, prima parlavo con Bucchi, gli ho fatto la stessa domanda: dovesse vincere Milano stasera, domani c'è Milano, si può fare qualcosa? Ho detto guarda Mino, c'è la palla a due e dopo si prova, cioè non è che si può partire sconfitti. È chiaro che bisogna moltiplicare gli sforzi in questi casi, un po' come succede nel calcio, però guarda, non si può partire sconfitti perché altrimenti non si giocherebbe più. Anche perché lunedì sostanzialmente in campionato, esatto, Avellino bravo, ha saputo dare bravo, le filo. Bravo, in campionato Avellino ha assolutamente fatto una buona partita, ha battuto anche Milano già Avellino, quindi adesso Milano non è che non perda mai Milano, è chiaro. Però sai, temo che Milano abbia imparato la lezione dell'anno scorso, non vuole assolutamente rifare la brutta figura. Okay. Vediamo. Con coach Stefano Michelini siamo al termine della sfida con la vittoria di Sassari su Cremona, una Final Eight che già sta regalando diverse emozioni. Ma abbiamo visto una prima partita equilibratissima, bellissima, fra l'Enel e la Reir, con la vittoria di un Enel che ha avuto un crescendo fisico rossiniano nei secondi 20 minuti, come Sassari che ha lavorato ai fianchi il Cremona. Ma voglio ricordare che Cremona, con un Vitali palesemente in difficoltà fisica, ha avuto 18 punti dai suoi italiani, è già un successo importante.
ora Reggio Emilia Trento. Interessante questa partita. Reggio ha dichiarato col suo proprio ai microfoni di Rai Sport, Andrea Cicerini ha detto vogliamo vincere la Coppa, quindi devono vincere. Dall'altra parte la Leggerezza di Trento, che deve prendere insegnamento dalle due partite di campionato dove l'intensità difensiva dei reggiani li ha messi in difficoltà, quindi prevediamo alta intensità difensiva ed una partita aperta. Chiusura questa sera con Milano-Avellino, una sfida ovviamente con la favorita del pronostico tutti per Milano. Avellino ha forse il quintetto più produttivo del campionato, bisogna che stasera la panchina dia un apporto straordinario per poter tentare di sfidare Milano, che è nettamente la squadra più forte del campionato italiano. Qual è il confronto diretto tra quintetti che può cambiare l'inerzia del match? Quello che può essere è il playmaking di Avellino, ha bisogno di avere una regia lucida e poco egoismo e distribuzione di palla. Con Davide Pessina, commentatore di Sky Sport, questa sera un appuntamento importante per Avellino che affronta i campioni d'Italia dell'Emporio Armani Milano. Sì, beh, sicuramente molto importante, se c'è una chance io credo per Avellino di fare qualcosa di importante in una partita secca, per cui credo che se la possa giocare sfruttando il fatto che comunque sicuramente Milano è favorita, però insomma in una partita secca può succedere più o meno di tutto. Lunedì è stata una gara equilibrata con un quintetto, quello di Frank Vitucci, che ha saputo mettere in difficoltà almeno nel primo tempo la squadra di Banchi, che poi sui parziali del secondo tempo ha costruito il successo. Sì, ha chiaramente rotazioni più lunghe, ha chiaramente più possibilità di cambiare anche aspetto tattico Milano, però insomma Vitucci è un allenatore di grande esperienza, conosce molto bene la pallacanestro, sa eventualmente come provare a mettere con qualche mossa a sorpresa in difficoltà Milano. È ovvio che, ripeto, Milano parte favorita, però giocando tra una partita secca con tutta la pressione su di loro, una chance di giocarsela c'è. Ecco, l'evento permette ovviamente di giocarsi tutto in 40 minuti, win or go home. Sì, infatti questa è una cosa che affascina, sicuramente voglio dire una serie al meglio delle 5 o delle 7 partite tecnicamente dal verdetto più giusto, perché la squadra più forte in linea di massima va avanti. Però il fascino delle partite secche è che ci può essere la sorpresa, ci può essere la squadra magari meno forte sulla carta che riesce a avere la giornata giusta e vincere la partita, per cui da questo punto di vista è sicuramente molto emozionante. E la città di Desio sembra rispondere davvero in maniera importante all'evento Final Eight di Coppa Italia? Ma sì, sicuramente, c'è gente, c'è attenzione, RCS organizza questa cosa con attenzione, per cui io credo che sia anche come vetrina, una vetrina importante per tutto il movimento e in questo momento ce n'è bisogno. Per Avellino ovviamente una nuova possibilità di mettersi in mostra dopo il 2008, la vittoria della Coppa Italia. Era stata straordinaria, mi ricordo, con Marquez Green, Boniccioli e tutti quanti. Sì, è importante esserci già, comunque essere nelle prime otto alla fine del girone d'andata e la possibilità di giocare in una vetrina del genere con quattro partite che vanno in televisione una dopo l'altra, per cui insomma già essere qui credo che sia una cosa che possa dare soddisfazione. Siamo con Alice Petrazzi, commentatrice televisiva di Rai Sport. Hai seguito Avellino e Milano nell'ultimo appuntamento lunedì. Cosa ti aspetti dal match di Coppa Italia? Ma certamente un Avellino determinata, come peraltro ha già dimostrato di essere al Forum, che dovrà e credo potrà giocare sulla leggerezza del non aver nulla da perdere nello sfidare la favorita non soltanto della Coppa Italia ma anche di tutto il campionato. Nei confronti diretti il 2-0 può pesare nei quarti di finale di Coppa Italia? Ma sì, perché poi sono le partite secche come appunto un quarto di finale dove i 40 minuti servono per guadagnarsi 40 successivi, tutto può pesare anche a livello mentale e sicuramente il fatto che Avellino sia stata una delle due squadre a battere Milano nella regular season può avere un peso positivo per Avellino e magari aver lasciato qualche scoria in Milano anche se risale ormai a quasi più di un girone fa. Ago della bilancia può essere anche il lavoro sotto canestro di Samuels da una parte e di Anosiche dall'altra. Indubbiamente, soprattutto visto i 40 minuti giocati al Forum lunedì, dove effettivamente Samuels ha fatto il vuoto intorno a sé, quindi il confronto dei centri sarà importante, così come sarà fondamentale anche il duello in playmaking.
e anche gli aiuti difensivi. Harper nella gara di lunedì non ha saputo tenere botta sotto canestro. E anche perché quando si gioca contro una squadra dal grande potenziale offensivo, così dal talento così diffuso come quello di Milano, è chiaro che la difesa dell'uno contro uno non può bastare. L'uno contro uno deve essere portato nel contenimento di 3, 4, 5 palleggi per poi lasciare il tempo agli aiuti di arrivare sfruttando lo spazio sul lato debole. Siamo con i recitti della nazionale Simone Pianigiani. Coach, un appuntamento importante come sempre, la finalista di Coppa Italia. Sì, perché è un evento, tante squadre, tanti giocatori, le partite, è ovvio, c'è adrenalina, sono tutte finali, perché quando sono queste formule qua tutto può succedere, non conta quello che hai fatto fino a ieri, perché qui può accadere di tutto, tutti legittimamente sentono di avere una chance e se la giocano. In serata l'ultimo appuntamento sarà quello tra Milano e Avellino, una strafavorita contro una formazione che cerca di sorprendere. Sì, ma è vero, ma questa è la storia della Coppa Italia. È chiaro che Milano ha dimostrato anche pochi giorni fa nella partita di Avellino con Avellino di essere sicuramente superiore, però ripeto, la storia della Coppa Italia è piena di blitz, di sorprese, di ribaltamenti, per cui può succedere tutto, e soprattutto qualsiasi cosa succeda anche in positivo, chi va avanti la deve resettare immediatamente, perché il giorno dopo è un'altra storia.
Si chiude nel modo più balordo l'esperienza nelle Final Eight di Coppa Italia 2015 per la Citigas Avellino e l'Emporio Armani Milano ad accedere in semifinali. Il canestro di Marshawn Brooks a 94 centesimi dalla serena finale decide la sfida dei quarti di finale. Una palla persa sanguinosa di Adrian Banks spegne le speranze di fatto della Citigas Avellino di accedere alla semifinale. Grande partita per noi, senza risultato finale purtroppo. Arrivare pari a 25 secondi scarsi con palla in mano, senza centro titolare, giocando una partita difensivamente eccellente. Mi spiace molto per i miei giocatori che hanno prodotto uno sforzo importante, chiaramente poi per tutte le componenti che ci seguono, che secondo me se avessimo vinto non avremmo certamente demeritato, anzi dal mio punto di vista, che perché poi è vero sì, gli ultimi due possesso sia offensivo, il canestro difensivo, la rimessa, insomma piccole cose, canestro convalidato che convalidare, sembra che prende una palla, fa passi, fischiato fa, insomma qualche piccolo episodio che secondo me c'è un po' piccolo, insomma, piccoli che poi diventano chiaramente grandi. Quello che naturalmente è importante è che questa squadra sia consapevole che questo deve essere comunque lo spirito giusto che ci deve accompagnare. Cercheremo di prendere, anche se il calice è sicuramente amaro, come dire, però cercheremo di prendere questa partita quello che ci può servire in funzione del campionato. Ripeto, però ho poco da recriminare i miei, insomma, assolutamente. Luca è stato molto bravo perché oggi ha dovuto giocare molto tra lui e Mark, si sono divisi la marcatura per quanto possibile di Samuels, che alla fine ha fatto comunque tanti punti, però facendo sicuramente molta più fatica della partita di lunedì, perché siamo stati molto più attivi. La difesa senza palla, abbiamo giocato secondo me molto bene sulle loro caratteristiche individuali, difensivamente molto, molto meglio lunedì, insomma, perché aveva tenuto una squadra con quel potenziale lì a 60 punti segnati, che possa pretendere di più. Noi magari si poteva produrre qualcosa di più in attacco, però insomma, bisogna ripartire da qui. È difficile parlare in spogliatoio dopo queste sconfitte qui, più facile qualche volta quando si perde in maniera netta, qui ci si arrabbia più facilmente, si trova più facilmente spiegazioni da dare. È questo quello che ho detto anche a loro, ho detto, cioè, se giochiamo così dal punto di vista difensivo, dal punto di vista della cooperazione, come dire, in campo, certo possiamo, ripeto, fare sicuramente un po' meglio dal punto di vista offensivo, però insomma questo ci può portare a qualche soddisfazione importante per questa seconda parte di campionato. Adesso bisogna assorbire un po' la botta, chiaramente, perché insomma questa è quella la partita precedente, sono state quelle due oggi che sono state più punto a punto fino alla fine, e quindi partita là, insomma, il mio compito chiaramente sarà questo qua, non domani, come dire, ma però da quando penseremo al prossimo avversario. Ripeto, per fortuna adesso abbiamo qualche giorno per metabolizzare e poi rituffarci nel campionato, che voi sapete che domenica abbiamo una partita importante in casa con Capodorlando. Bisogna riuscire a prendere quello di buono, come dire, se siamo questi
come dire, si può insomma pensare di tirar fuori qualcosa, ripeto, facendo qualcosa meglio, però adesso il punteggio in assoluto è molto basso, è venuto anche da una partita che ha accettato questo tipo di numeri di possessi, di gol, molti errori da tre punti per noi anche, e molti anche per loro. E quindi insomma cerchiamo di partire. Se uno può prendere 7 in pagella, la prossima volta deve prendere 7, non è pensare che gli basterà il 6. Il piano era abbastanza semplice perché era una situazione di parità con sostanzialmente tutto il tempo da giocare, quindi la prima cosa era mettere la palla in campo e far muovere i giocatori senza la palla. E poi comunque, per come sta facendo le ultime partite, Adrian doveva essere il nostro go-to guy, purtroppo cambiando mano gli è schizzata via la palla e così l'abbiamo sciupata. Infatti lui sarà più difficile da recuperare, però tra qualche giorno sono sicuro che insomma domenica giocherà d'orgoglio. È brutto poi pensare di togliere qualcosa a chi ha vinto, perché io penso che se avessimo vinto avremmo meritato, diciamola così, invece ha vinto loro. Vuol dire che all'ultimo 0-94 Brooks ha trovato la giocata, nonostante poi si sia stati anche bravi questa volta qui a mandarlo a sinistra, a stargli addosso. Abbiamo scelto di non fare fallo perché comunque una partita a punteggio così basso, poi dovevamo di nuovo, però avevamo tutti i giocatori molto molto bravi nei tiri liberi, quindi avremmo dovuto andare di là a cercare di recuperare, come dire, la partita. A quel punto abbiamo scelto di difendere provando ad andare a prenderci l'overtime. Abbiamo avuto anche un secondo per l'ultima rimessa e sì. Dobbiamo riconoscere il merito ad Avellino, come provato ad anticipare che avrebbe giocato con ben altro piglio di quanto visto lunedì sera, e stasera fin dai primi possessi abbiamo capito che sarebbe stato difficile riuscire a giocare in attacco, soprattutto con qualità, perché Avellino ha avuto il coraggio, la convinzione, la dedizione per imporre fisicità. Abbiamo faticato a trovare il nostro gioco di avvicinamento al canestro, e chiaramente questo ha condizionato una gara dove entrambe le squadre hanno, complice la fatica, complice la tensione, tirato dal campo con percentuali poco abituali per entrambi, senza andare a scomodare le statistiche e la posizione che attualmente occupano Avellino e Milano nella graduatoria del tiro a tre punti. È abbastanza scontato che vedere due squadre fornire una prestazione del genere nella stessa gara inevitabilmente condiziona molto. Difese che sono diventate sempre più ermetiche, sempre più presenti e fisiche, soprattutto dentro l'area. E chiaramente la partita è vissuta su episodi, su continui strappi, piccoli break, non ci sono stati mai dei vantaggi importanti, e anche quando nel secondo periodo siamo stati capaci di trovare un po' di ritmo, Avellino non ha mai dato la sensazione di scomporsi e ha continuato a battere sul proprio piano partita. Il finale, come detto, si è trascinato su questi equilibri, a decidere sono stati sicuramente episodi. Noi abbiamo potuto sfruttare sicuramente una difesa di altissimo livello che negli ultimi 10 minuti ci ha garantito tante opportunità, recuperi, ultimo quello di Moss sull'ultimo possesso di Avellino, ribaltando completamente l'inerzia emotiva di quella situazione, dove noi avevamo in mano agli avversari la possibilità di tentare l'ultima giocata e viceversa ci siamo trovati con il vantaggio di poter fare altrettanto.
ma prima di quel possesso in generale è stata una difesa che ha reso sicuramente complicata la vita ad Avellino. In una partita come questa, dove l'ha fatta da padrone l'attenzione, i tanti errori, le troppe palle perse, inusuali certamente per una squadra come la nostra, avere questa difesa è stato la garanzia per riuscire a rimanere in partita a discapito, come detto, di una prestazione balistica tutt'altro che esaltante. Questa è la storia di manifestazioni come queste, una partita così archiviata con il valore che merita un successo, che ci dà diritto domani a tornare in campo, resettare e essere pronti a una gara che presenterà altrettante, anche se forse di diversa tipologia, ma altrettante difficoltà. E oltre a Milano hanno avuto accesso alle semifinali l'Enel Brindisi, vincente sull'Umana Venezia, il Banco di Sardegna Sassari, abile a superare la Vanoli Cremona, e la Grissimbona Reggio Emilia, che ha battuto la Dolomite Energia Trento. Nella prima semifinale la Dinamo di Meo Sacchetti ha breccato Reggio Emilia nel terzo periodo, controllando nell'ultima frazione il vantaggio. Vittoria di squadra con il punteggio di 77-65 per i sardi, ottimi in difesa e raggiunti in finale dall'Emporio Armani Milano. L'Olimpia, dopo Avellino, stende anche l'Enel Brindisi con il finale di 76-65. Linas Kreiz è stato il protagonista dell'ultima frazione tra i milanesi in finale di Coppa Italia dopo 19 anni. Nell'atto conclusivo il Banco di Sardegna parte fortissimo e con David Logan determina un primo allungo che risulterà decisivo. L'ex Panathinaikos in compagnia di Dyson e Sanders è il protagonista della finale che regala ai sardi il bis in Coppa Italia. Il trofeo nazionale resta in Sardegna e David Logan è l'MVP della manifestazione. All'Olimpia non sono bastati Joe Ragland, Marshon Brooks e Nicolò Melli. Conferma della coccarda sulle maglie per la Dinamo, che conquista il terzo titolo nazionale dopo la Coppa Italia 2014 e la Supercoppa Italiana 2015.